Capitolo 8. Tre piccoli marinai lo zoo vollero visitar. Uno un orso lo abbrancò e due ne restar. Tre piccoli marinai lo zoo vollero visitar. Sono stato più volte in ogni angolo dell'isola e non ho mai visto un orso. Dovremmo chiuderci tutti insieme in una stanza. Ho ancora la pistola, forse così saremmo al sicuro. Può darsi, ammesso che lei non sia Owen. Non possiamo. Uno di noi deve controllare che il falò sulla roccia del relitto resti acceso. E c'è dell'altro. Armstrong non è l'unico a essere scomparso. Ma se siamo tutti qui? Tutti quelli ancora vivi, sì. Il corpo di Wargrave non è più nella sua stanza. Ehi, devo ammettere che non le sfugge niente, Naragot. Oh, è spaventoso. Dobbiamo trovarlo. Vera è al sicuro chiusa nella sua stanza con la pistola. Blor, lei e Naragot cercate Wargrave. Vuole dire il suo cadavere? Sì, se preferisce. Io mi occupo del falò. C'è un solo sentiero che porta sulla roccia del relitto. Se lo tengo d'occhio e tengo la torcia a portata di mano, non dovrei correre pericoli. Ho questa. Andrà tutto bene. Devo trovare Wargrave. Signori, sareste così gentili da scortarmi nella mia stanza? Con piacere. Bene, Lombard. Cercherò anch'io Wargrave. Oh, Patrick. Morto stecchito, ma non per un colpo di pistola, e il corpo è ancora caldo. Ormai non posso fare niente per la vittima. Laura, ha la testa sfondata. Ah, cos'è stato? Ho sentito un grido. Blor, gli hanno spaccato la testa con un orologio di marmo a forma di orso. Oh, ma ce n'era uno sul mio. Aspetti un momento. Era sul mio caminetto. Quando Philip mi ha accompagnato nella mia stanza. Già allora probabilmente non c'era più uno di voi. Philip, o tu? Aspetta.
Il dottor Armstrong, morto da ore, e a giudicare dal suo aspetto è stato in acqua tutto questo tempo.